quantità di letterati, intellettuali e scienziati. Lo scrittore Franz Kafka da sempre è il suo simbolo principale, ma in tanti fra intellettuali e filosofi, così come l'astronomo Tycho Brahe, hanno respirato l'aria stimolante di questa città liberale lungo le rive della Moldavia. Proprio qui è stata fondata una delle più antiche università e biblioteche d'Europa. In tanti, come Adolf Knoll, volevano fare in modo che le proprie opere originali fossero messe a disposizione di tutto il mondo. Vice direttore della Biblioteca Nazionale Ceca, gli è stato affidato il compito di creare una biblioteca digitale. Da più di 10 anni, insieme con la sua squadra, è occupato a scannerizzare opere del XIII secolo. Uno strumento particolare, dotato di lampade speciali che non riscaldano, aiuta a non danneggiare le copie originali. È un'operazione molto delicata rispetto alla normale digitalizzazione di una pagina di un libro contemporaneo. La differenza principale tra un libro nuovo e un manoscritto è che quest'ultimo è molto più colorato. I ricercatori non devono solo leggere il testo, ma hanno anche bisogno del documento con i suoi colori originali per studiare immagini, caratteri e qualità della carta. È importante attenersi all'originale per fornire più informazioni possibile. Dall'anno scorso l'equipe di Knoll lavora in cooperazione con altre 18 biblioteche digitali. È un progetto finanziato dalla Commissione europea. L'obiettivo è mettere su internet, entro il 2010, almeno 6 milioni di libri. In un giorno si arriva a lavorare su una 50ina di pagine. Per un libro intero ci vuole una settimana. Abbiamo fatto domanda per il programma Enrich. Abbiamo 18 partner di diversi paesi europei, come Spagna, Francia, Gran Bretagna e i nuovi stati membri. Nei prossimi 3 anni vorremmo unire i dati raccolti da tutti. Il materiale per il momento è ancora sparso tra le varie istituzioni. Insieme saremo in grado di offrire ai ricercatori un servizio eccellente. Gli appunti originali di Tycho Brahe, oppure una rara collezione di poesie persiane reperibili finalmente su internet. Una vera rivoluzione, un sogno per i ricercatori che sarebbero finalmente dotati di un accesso facile e rapido alle fonti più rare. Il nostro lavoro mette a disposizione un manoscritto originale ad un pubblico più vasto. Questo crea più competizione fra scienziati, aiuta a svolgere una ricerca specifica sui documenti. È un servizio che non interessa solo i ricercatori, ma anche altri utenti. Per esempio, facciamo interessanti esperimenti con le scuole. La creazione di una biblioteca digitale aiuterà anche a superare lo spettro delle biblioteche cartacee, gli incendi. Nel 2002 le fiamme distrussero la biblioteca Duchessa Anna Amalia di Weimar, in Germania dell'Est. Più di 50.000 libri andarono in fumo. Leggere libri sul computer portatile, una prospettiva che non spaventa l'eurodeputato conservatore ceco Jaroslav Zerina. Lo trovo un progetto molto importante, legato alle nuove tecnologie dell'informazione. Il nostro compito è quello di sostenere questo tipo di iniziative, purché ovviamente siano valide, come sembra esserlo questa. La Commissione per gli affari culturali del Parlamento europeo presenterà a metà luglio un rapporto sulla proroga del progetto delle biblioteche digitali. Benché tutti i partiti siano d'accordo su questo nuovo tipo di accesso alla conoscenza, infatti, ci sono ancora molti problemi da superare. La relatrice Marie-Hélène Decamp affronterà il problema del finanziamento, del diritto d'autore e di 27 legislazioni diverse sul tema. È importante discuterne. A mio avviso è necessario che anche la Commissione a Bruxelles consulti a riguardo i ministri della cultura degli Stati membri. In caso contrario non avremo mai un regolamento comune e la biblioteca digitale non sarà mai operativa. Il problema principale sono i fondi. 2 anni fa il direttore della Biblioteca Nazionale francese si è opposto duramente al finanziamento da parte del motore di ricerca americano Google.
Il rischio, a nostro avviso, è quello del monopolio. Non vogliamo che Google sia la sola a organizzare l'informazione mondiale. Vogliamo garantire la diversità culturale ed esserci anche noi. Google porterà ad un'impostazione fondamentalmente anglosassone. Gli eurodeputati verdi hanno accolto questa obiezione anche se affrontano il problema in modo più disteso. Non sono contraria necessariamente a tutti gli sponsor privati. Quello che rileviamo è che i finanziamenti privati nella cultura finiscono per essere quasi sempre superflui. I fondi consistenti, la vera base dei progetti, vengono sempre da fonti pubbliche. E se davvero vogliamo permettere a tutti i cittadini europei di accedere a un servizio di digitalizzazione avanzato, allora il denaro dei privati non basterà. Inoltre, questo comporterebbe il rischio di diventarne dipendenti. Adolf Knoll non comprende tutta questa agitazione. Lui si aspetta e anzi spera in un'offerta da parte di Google. Il colosso di Internet ha già messo a disposizione di tutti, gratuitamente sul web, 15 milioni di libri delle biblioteche americane e inglesi. Un'operazione che costa 150 milioni di euro, il triplo di quanto messo a disposizione dalla Commissione europea. Con la partecipazione di Google, il problema del finanziamento sarebbe risolto, ma il progetto di una biblioteca europea, certo, verrebbe meno. La trovo una soluzione assolutamente normale, visto che chi è interessato a questo tipo di affari sono proprio le imprese e i privati che lavorano nelle nuove tecnologie dell'informazione. Oltre al problema dei finanziamenti, resta quello dei diritti d'autore. I libri antichi non hanno più il copyright, ma una biblioteca virtuale efficiente dovrebbe fornire l'accesso anche alle pubblicazioni contemporanee. Sappiamo che già adesso è possibile scaricare illegalmente materiale da Internet. Bisogna trovare un giusto equilibrio con il compenso dell'autore, visto che fornisce il contenuto. Così come quando si parla di tutela della proprietà intellettuale, si parla anche di compensi. Allo stesso tempo, nell'ottica di una società della conoscenza, vorremmo offrire un accesso gratuito o comunque economico al maggior numero possibile di persone e scienziati. Il futuro delle biblioteche digitali è appena cominciato. Meno dell'1% del materiale è già rintracciabile nei computer europei. Dopo il finanziamento iniziale della Commissione, resta da capire se gli Stati membri intendono continuare.